Domenica scorsa, 29 novembre, siamo entrati nella prima domenica d'Avvento, ovvero il tempo che precede il Natale e che segna l'inizio del nuovo anno liturgico. Nella maggior parte delle chiese della nostra diocesi è comune trovare sull'altare la corona d'Avvento composta da rami verdi e quattro candele, tre di colore viola e una di colore rosa. La tradizione della corona d'Avvento parte dal 1600, dove cattolici e protestanti iniziarono ad usare questo simbolo per rappresentare Gesù, che è la luce venuta nel mondo. Appartiene a quella categoria di segni della pietà popolare, ecco, che ci aiutano a scaldare il cuore, ci aiutano a prepararci a vivere questi eventi importanti che nella liturgia noi riviviamo. Ma quali sono i simboli che racchiude la corona d'Avvento? Innanzitutto la sua forma circolare, che richiama l'eternità, ovvero un tempo senza un principio né una fine, che rimanda appunto alla realtà di Dio. Poi c'è il colore rosso, i rami verdi e le quattro candele. Il verde significa la speranza, e quindi noi viviamo nella speranza, e noi nella speranza già siamo salvati. Il rosso richiama proprio l'amore che Gesù riversa in abbondanza su di noi. Le quattro candele scandiscono le quattro domeniche e ognuna il suo colore. Le tre viola, perché tre domeniche il colore liturgico è viola, e il significato di questo colore rimanda ovviamente ad un atteggiamento anche di penitenza, di conversione, di apertura del cuore. E quella rosa, perché terza domenica di Avvento si chiama la domenica della gioia, che ci prepara proprio ormai alla solennità vicina. Anche le quattro candele che verranno accese ogni domenica d'Avvento hanno un nome ed un significato specifico. La prima candela è la candela del profeta, in riferimento al profeta Michea che annunciava la nascita del Messia a Betlemme. La seconda candela, appunto, è detta la candela di Betlemme, dove nascerà il Salvatore. La terza candela è la candela dei pastori, che attendono, vegliano nella notte e ricevono dagli angeli un annuncio di gioia, vi annuncio una grande gioia. E la quarta candela si chiama la candela degli angeli, che vegliano sopra la grotta dove è nato il Redentore e cantano la gioia e la pace. Ci sono diversi modi per rappresentare una corona d'Avvento, e proprio nel caso della chiesa di Rosciano a Fano si è pensata di allestirla in modo particolare. La nostra corona d'Avvento così realizzata, ecco, sottolinea questo percorso che ha un approdo. L'approdo è all'incontro con Gesù. E in questo cammino noi siamo accompagnati in modo particolare da Maria. Allora, abbiamo messo questa icona, che è l'icona della Madonna dell'Avvento, dove vediamo, ecco, Maria in atteggiamento orante, che sul seno c'ha Gesù.